Vi informo che adesso noi procederemo alla disclosure pubblica del documento che ci ha presentato ArcelorMittal, nel quale ci sono le proposte che hanno fatto sul piano occupazionale e ambientale, così che tutto il mondo scientifico italiano possa analizzarle. Io chiedo anche a tutti coloro che erano interessati a venire, non ho potuto convocare perché altrimenti saremmo andati oltre le 100 delegazioni, perché non erano persone prettamente legate all'Ilva di Taranto, di poter leggere questo documento, di poterci mandare controosservazioni, perché guardate, io non aderisco a quella idea politica per cui su Ilva bisogna fare di tutto per liberarsene. Allora, siccome bisogna liberarsene, il primo acquirente che passa gliela regaliamo, poi non ce ne frega niente del destino dei lavoratori, del destino della salute dei cittadini di Taranto e dell'intera Puglia e delle questioni legali che girano intorno alla cosiddetta assegnazione, alla cosiddetta gara per l'assegnazione dell'Ilva. Io non aderisco a quell'idea politica, quindi chi ha fretta di regalare quello stabilimento al primo che passa, faccia pure, ma non risiede in questo governo quella fretta. Io voglio vederci chiaro fino alla fine. Mi sono letto 23.000 pagine della procedura di gara e avevo ragione, perché in quelle 23.000 pagine abbiamo trovato delle criticità. Ho chiesto ad ArcelorMittal dei miglioramenti sul piano ambientale e occupazionale e per me ancora non sono soddisfacenti. Ma non impedirò mai alle organizzazioni sindacali di confrontarsi con ArcelorMittal. Anzi, nelle prossime ore favoriremo questo confronto, come allo stesso tempo abbiamo fatto una ricognizione delle garanzie che aveva dato il vecchio governo ai sindacati e ad ArcelorMittal per assorbire gli esuberi. E alcune garanzie sono da fantascienza. Quindi noi qui partiamo da una situazione in cui gli altri ci hanno lasciato tutto bloccato per la loro poca credibilità e per il loro modo di gestire le crisi d'azienda, perché lo sapete come si gestivano le crisi d'azienda qui. Arrivava una crisi d'azienda, vabbè, ce la dobbiamo togliere dalle scatole, facciamo il prima possibile. Chi passa di lì? Quello, va bene. Quanto la terrà in mano? Un anno. Tanto tra un anno poi si vede. E tra un anno ci ritrovavamo di nuovo tutti qui. Io voglio dare delle garanzie per un progetto sostenibile dell'Ilva di Taranto e questo deve essere un obiettivo che bisogna darsi su tutti i grandi dossier. In questa sala abbiamo discusso dei riders, in questa sala abbiamo discusso dell'ex Breda Menarinibus, abbiamo discusso di tanti piani. Il mio approccio non è liberarsene pur di non tenere più aperto il tavolo, perché poi questi problemi tornano.